Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 3 ottobre. Allora, questa mattina, come sempre, sentivo Radio 105, ma non solo Radio 105, ho letto tutti quanti i giornali italiani, sulla questione della strage americana e farò delle considerazioni che non vi piaceranno, oppure vi piaceranno nel motivo per il quale guardate questa zuppa, perché questa zuppa dice le cose che gli altri non hanno il coraggio di dire, perché noi la pensiamo diversamente. Siamo una piccola minoranza, secondo me, che la pensa diversamente su tutte le cose che accadono. Andiamo sui fatti, quindi diverso rispetto a tutti i giornali. 64enne, bianco, ex contabile in pensione, amante del gioco d'azzardo, si presenta a Las Vegas, dove va spesso per giocare dalla sua casetta lì vicina da pensionato. Si presenta a Las Vegas perché a lui piace giocare sui video poker e si presenta con 19 fucili e pistole. Spara per 10-15 minuti secondo alcuni giornali, secondo Federico Rampini per 5 minuti. La cosa certa è che fa quasi 60 morti, 59-60 e almeno 527 feriti, diciamo 600 feriti e 60 morti, una delle stragi più gravi che sono avvenute in America, anzi forse la più grave. Allora, questi sono i fatti che devono ancora essere appurati, perché poi c'è una finta rivendicazione dell'ISIS, almeno così sembra, perché di ISIS questo non sembrava avere nulla. Dopo i fatti ci sono le opinioni, che oggi sono completamente incastrate con i fatti. E le opinioni sono due, porca miseria, su questa vicenda. Sono le due opinioni più scontate e più banali del mondo. La prima: le armi uccidono, e le armi in America sono un grande problema, perché in America, lo sento io stamattina con queste orecchie, tutte le statistiche dicono che ci sono più morti per armi che negli altri paesi del mondo. Io voglio chiedere a questi signori dove hanno trovato le statistiche, che io oggi non ho trovato i giornali, sarei molto contento di trovarle, ma comunque vediamo e voglio anche cercare di capire una cosa: si può mettere in confronto, cari miei amici fenomeni, le statistiche dei morti ammazzati per arma da fuoco negli Stati Uniti rispetto all'Italia, alla Francia o alla Germania? O forse non converrebbe pensare che negli Stati Uniti ci sono 300 milioni di persone e in Italia ce ne sono 60, quindi forse converrebbe fare il paragone con l'Europa e non solo con l'Italia? E ancora, se non ci sono le armi e ci sono i camion, cambia qualche cosa? Se non ci sono le armi e ci sono i coltelli, cambia forse qualche cosa? Ma no, il problema sono le armi americane. Cioè, io non contesto il fatto che in America ci siano 300 milioni di pistole, come tutti ci ricordano, contesto il fatto che noi siamo talmente abituati a dire sempre le stesse cose che non ci ragioniamo. Le statistiche dicono che ci sono più stragi in America che in Europa. Può darsi, però, che nei paesi europei, può darsi. Sommiamole, fatemele vedere, mettete insieme tutta l'Europa, mettetemi da Londra a Breivik all'Italia, mettiamo tutto quanto insieme e poi cerchiamo di capire se questo è vero. Statistiche che sono basate su numeri che non ci sono. Ma la cosa che mi ha fatto venire più il sangue al cervello sono gli articoli che danno la colpa sostanzialmente di questa strage a Trump. Voi direte: stai esagerando? No, non sto esagerando. Per Massimo Gaggi: colpa di Trump, che ha difeso e ora chiede l'unità, perché non è solo lui, anche Zucconi dice questa cosa su Repubblica. Cioè, siccome lui ieri ha fatto un discorso alla nazione dicendo che è piena malvagità, un discorso sobrio, come non poteva che essere in un giorno come quello di ieri, in una strage drammatica come quella di ieri. Ovviamente Gaggi però dice: l'uomo che ha diviso oggi non può parlare di unità. Vi leggo un'altra cosa. Ovviamente lui dice che il problema non nasce con lui, però sottolinea, è il candidato prediletto della National Rifle Association, cioè l'associazione per le armi, come per dire: l'uomo delle armi, oggi è inutile che parli di armi. Vado avanti, il killer che spara è un prototipo dell'elettore trampiano, bianco, anziano, arrabbiato. Ma io sono arrabbiato. Ma come si permettono? Come si permettono i giornali italiani di dire che il killer è un prototipo dell'elettore trampiano? Trump a me non piace per mille motivi, ma più lo attaccano in maniera così assurda, più mi fa venire il sangue al cervello. Non è un discorso da leader. Cioè, il problema è che ci sono 60 morti, uno che li ammazza dalla finestra di un albergo di Las Vegas, e il problema è che Trump non ha fatto un discorso da leader. Non ha fatto un discorso da leader. Ci abbiamo proprio un tic, per cui non vogliamo vedere i fatti, quindi non ci interessano le soluzioni, ma ci interessa la polemica politica. Vogliamo vedere i fatti? Vediamo i fatti oggi.
personaggi su Mario respinti sul Libero, che è l'unico che fa un pezzo sano sulle armi. Dice: guardate che le armi automatiche in America non si possono vendere, nonostante quello che scrivono Zucconi, Gaggi e compagnia cantante, sono bandite da 30 anni. Guardate che in quell'albergo non si potevano portare le armi. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di uno che voleva fare una strage e ha occultato 19 armi in quell'albergo. Certo, in America si comprano le armi, certo, ma il problema è che anche se ci fosse stata la legge più repressiva del mondo, ovviamente uno ti può uccidere anche prendendo un furgone, come abbiamo visto a Berlino, se c'è un pazzo ti possono ferire. Nel frattempo Clinton e tutti gli altri hanno iniziato ad attaccare Trump. Vi voglio fare un altro dato, vi voglio dare. Sapete quante stragi ci sono state all'epoca di Reagan, cioè con più di 8 vittime? Questa è la categoria per cui in America si definiscono stragi. 5 stragi nel periodo di Reagan. Nel periodo di Bush quante stragi? 5 stragi. Nel periodo di Clinton quante stragi? 4 stragi. Nel periodo di Obama, sapete quante stragi ci sono state nel periodo di Obama? 18! 18! 18 cazzo di stragi ci sono state nel periodo di Obama, va bene? Allora, adesso io non so se Obama riesce a essere ancora il fenomeno che vuole, ma non ha cambiato la legge sulle armi, non è riuscito a cambiare, perché gli americani la vogliono, giusto o sbagliato che ci sia, è nella loro costituzione, è il secondo emendamento, possiamo contestarlo fino a che pare, e il mitico newyorkese a Obama, che piace al New Yorker, che piace a New York, ha avuto 18 stragi durante il suo mandato. E allora che è colpa di Obama? Direi di no. È colpa di Obama se non ha riformato le armi? Direi di no. Forse è colpa di Obama che abbiamo ancora un pazzo comunista che vuole lanciare un missile nucleare, ma questo è un altro discorso. Fantastico, perché poi noi siamo tutti anti-trampiani, no? Io no, perché lo sono, ma per motivi liberali, non per i motivi che scrivono i giornali oggi. Cioè lo sono per motivi, cioè sono a destra di Trump, cioè non si possono chiudere i commerci, non si possono alzare i muri sugli scambi commerciali, i dazi portano altri dazi, ma questo è un discorso che non vale ora. Cosa succede però? I trampiani, gli anti-trampiani italiani oggi hanno scritto degli articoli stupendi sul decreto fatto dal Presidente del Consiglio, della Presidenza del Consiglio. Sapete cosa prevede questo decreto votato ieri da Palazzo Chigi e che è diventato legge? È che ci sarà un obbligo delle televisioni Rai, Mediaset, La 7 di programmare un minimo di fiction, cartoni animati e film italiani. Cioè questi vivono nell'iperuranio, cioè loro sono obbligati a trasmettere film italiani. Il ministro Franceschini ha detto: ci siamo ispirati alla migliore legislazione europea, cioè quella francese, cioè la peggiore, cioè sanno fare i film, ma la legislazione è assurda. Cioè voi pensate che nel mondo di Netflix, nel mondo di Facebook, nel mondo di YouTube, un cazzo di decreto presidenziale può permettere di far sì che i film italiani abbiano un maggior successo? Amici, è il mercato che determina il successo, non un decreto del Presidente del Consiglio. Perché secondo voi le televisioni mandano poco i film italiani, le fiction italiane, per quanto non è vero, perché chi le sa fa bene le fa la grande e hanno grande successo come Montalbano? Perché fanno cagare, perché io mi guardo Zalone ma non mi guardo l'ultima fiction che mi annoio a vedere la recitazione del cane dell'ultimo attore italiano. Ce ne sono alcune ottime e allora quelle avranno successo e verranno programmate dalla televisione. E comunque sia, sti decreti sono trampiani, first Italy, first America. Quando lo dice lui, diciamo: ah, Trump. Quando lo fa il nostro Presidente del Consiglio con Franceschini, tutti contenti. Oggi, grazie a Dio, Grasso sul Corriere della Sera la contesta. Archiviati Woodcock e Sciarelli, e Travaglio dice: accanimento giudiziario, anche se la parola non mi piace. Beati loro che hanno avuto l'accanimento giudiziario, che sono stati archiviati nel giro di un paio di mesi. C'è chi è stato 6-7 anni sotto Woodcock, quello sì ha avuto accanimenti giudiziari, e Woodcock ne si è sbattuto, gente che ha sbattuto in galera. Cioè con quel coraggio si può dire che c'è stato accanimento giudiziario nei confronti di Woodcock e Sciarelli, i due fidanzatini che si scambiano effusioni, ma pare non informazioni sensibili. Accanimento giudiziario. Divertente il pezzo oggi della Verità sui cavalieri del lavoro nominati da Napolitano, perché 4 di loro sono praticamente in galera o mafiosi, un fenomeno. I cavalieri del lavoro, secondo me c'era un libro di Campanile stupendo che si dice che era un titolo di questo libro di Campanile, era non sono neanche, in realtà non era cavaliere, sì, forse cavaliere o commendatore, insomma, per prendere in giro queste istituzioni veramente ridicole. Abbiamo questa specie di nobiltà repubblicana con questi stemmetti qua che mi fanno veramente ridere. Poi chi se li merita veramente, secondo me, manco gliel'hanno dati il cavalierato. Se li prendono questi che poi dopo un po' vanno in galera, oppure
Vi segnalo oggi divertente il Messaggero, diverso rispetto agli altri, perché dice: guardate attenzione sulla Catalogna, ne parleremo nei prossimi giorni, ma in realtà se vai bene a contare i voti si è trattato del 38% dei residenti in Catalogna, il che vuol dire che non ha vinto il movimento indipendentista. Ci sono tante critiche che si possono fare a questo titolo, cioè si può dire non è vero perché la democrazia fa sì che la maggioranza sia quella delle persone che vanno a votare, ma loro hanno fatto i calcoli che 2 milioni di persone sono il 38%. Il 90% che ha votato sì su 2 milioni di persone rappresenta il 38% dei residenti in Catalogna, quindi non tutta la Catalogna per l'indipendenza. Mettiamola così. Nicola, gira un video che parla delle discariche di Berlusconi. Qualcuno mi parla delle discariche di Berlusconi? Non lo so, mi dispiace. Cavaliere Commendatore, comprabili dipende dal prezzo, dice Carolina Capra. Non so se sono comprabili dal prezzo, secondo me è diverso, cioè cavalieri e commendatori sono quella pastetta, mischietta qua a Roma che si fanno insieme ai ministeri, ai palazzi che contano, e un cavaliere non si nega a nessuno. Leggete, no François, stasera non ci sarà Matrix perché saremo andati in onda all'una di notte dopo il concerto, quindi Costanza, stasera non c'è Matrix, neanche a te Costanza te lo dico e tutti quanti voi grazie che me l'avete chiesto, Matrix domani sera, mercoledì sera, e parleremo di robe che vedrete, stiamo cucinando, saranno molto interessanti. Grazie a tutti quanti voi, diffondete il fucile mitragliatore, non poteva essere mitragliatore, o se ce l'aveva era illegale perché non poteva comprarlo, almeno così ho letto sui giornali e sui siti riguardo alla compravendita delle armi automatiche. Ciao!